L'assist di Kolarov in porta, incrocio dei pali sulla tocca di Doni, poi Kribari ributta verso il centro, sul secondo palo c'è Pandev, pallone ancora in campo, lo gioca bene Pandev, lo ributta verso l'area di rigore, Bianchi stacca, palla fuori, Lazio due volte pericolosa. Sissigni cerca Vucinic, l'attacca di Silvestri, si accentra Vucinic, circondato da tre avversari, scarica superato, ancora Vucinic, ben per questione Vucinic in area di rigore, chiuso Berami, un riparo su Taddei, rete, incredibile, incredibile il gol di Taddei, la Roma in vantaggio. Insiste la Lazio e chiude l'attacco questo primo tempo. Bianchi gira per Berami, l'apertura per Rocchi, in area di rigore Rocchi chiuso da Cassetti, arriva Kolarov dal fondo, il cross Doni, porta vuota, Pandev, rete, rete, il pareggio della Lazio, gol Pandev. Perrotta, è finale il risultato di Marassi, attenzione, palla in area di rigore, Perrotta, zona tiro, il destro, palla fuori di un soffio. Attacca la Lazio con Rocchi, il cross arretrato, Pandev, il sinistro, palla fuori, era solo traiettoria 2. Fa parte Kolarov, il tiro, forse ha toccato Doni, forse no, rimesso dal fondo. Cerca il doppio passo su Cassetti che non lo tiene, Kolarov dal fondo, il cross in aria, a terra, attenzione, calcio di rigore, fallo di qua, calcio di rigore. Ma cosa ha fatto Kolarov? Perché con personalità è andato a puntare Cassetti che lo fa andare sul suo piede e lui ha un piede veramente vellutato, bellissimo il cross sul secondo palo. Parte Rocchi, il tiro, rete, Lazio in vantaggio, 13° sul calcio di rigore. Pallone profondo, lo scatto di Vucinic, stringono in due la marcatura, Vucinic con il petto difende il pallone, arriva Totti a rimorchio, pallone ancora per Vucci, Pavarotti, il tiro, rete, rete, il pareggio della Roma. C'è Sissigno su di lui, Pandev, sempre palla sul sinistro, il cross morbido, c'è Mauri, arriva anche Mutarelli, direzione del secondo palo, arriva Berami, il tiro, rete, rete, Berami, sotto la nord, Lazio in vantaggio. Svelarvi le curiosità sul calcio, ho scelto questa bellissima casa arredata con il design innovativo Chateau d'Ax. Ambizioso come Briatore che con l'acquisto del Queen's Park Rangers